Ed ora ci colleghiamo con l'onorevole Marco Espa, consigliere regionale del Partito Democratico. Buona giornata, onorevole Espa, e ben ritrovato a linea diretta con la Regione. Buongiorno a voi. Anche con lei parliamo di sanità. Insomma, le chiedo cosa non le piace di questo disegno di legge in discussione in questi giorni in aula. Beh, ci sono due aspetti. Uno, perché è fortemente un disegno di legge che riporta la centralità degli ospedali rispetto alla sanità sul territorio, e questo ovviamente fa aumentare moltissimo le spese per le casse pubbliche, in più non crea dei servizi adeguati per le persone che appunto hanno necessità, quindi non cresce la qualità della sanità sui territori. L'altro è anche perché in questo momento, come abbiamo visto, c'è una inutilità, abbiamo una diversa situazione a livello nazionale con leggi come per esempio la legge di stabilità, che ancora di cui dobbiamo capire gli effetti, e noi stiamo legiferando probabilmente inutilmente perché per colpa ovviamente di questa maggioranza che vuole andare avanti. Noi abbiamo chiesto di far riportare il testo in commissione, e quindi si rischia di fare un provvedimento che poi alla fine deve essere di nuovo rivisto, perché il governo nazionale sta mettendo altri paletti dei quali bisognerà tener conto. Ecco, onorevole Espa, le chiedo, il centrosinistra cosa farebbe? Ma il centrosinistra sicuramente una cosa che farebbe, non l'abbiamo proposto anche in aula, abbiamo detto ritirate il provvedimento, e per tener conto appunto delle varie esigenze locali e delle varie esigenze dei territori, se penso ad esempio a delle aree come Alghero, come Olbia o come anche Muravera o Sorgono, dove ci sono anche realtà diverse, più o meno grandi rispetto alla sanità, alle necessità della sanità, c'è necessità, quando si parla di tagli, di fare il piano sanitario. Il piano sanitario permette una concertazione e in modo particolare un rapporto con appunto le comunità, con i sindaci, con le persone, con le associazioni di categoria, ma non solo, anche di malati del posto, per capire come è meglio intervenire in particolar modo quando si fanno tagli. Invece, quindi noi diciamo a questa giunta, diciamo andiamo avanti in maniera forte per fare un piano sanitario in 3 mesi, quindi con tutti questi processi concordati con i cittadini. Loro invece dicono no, questo è un orpello burocratico, andiamo avanti a colpi di legge, e questo chiaramente stravolge l'impianto, io dico democratico, di quando si opera in sanità, ovvero sia saranno pochi a decidere. E per noi ovviamente questo fa pensare che la sanità sarà sempre in mano ai soliti noti. Questo è un aspetto. Poi un'altra cosa che noi abbiamo proposto, e lo dico come un grande scandalo, abbiamo proposto con un emendamento la parificazione dei contributi per i malati per i trapiantati, certo, quindi una situazione seria di cuore, di fegato e di pancreas, ai contributi che vengono dati per i trapiantati di rene e altre categorie. E incredibilmente, nonostante la mobilitazione di tutti, delle associazioni, il centrodestra l'ha voluto bocciare. Tra l'altro una norma che prevedeva pochissimo investimento, e invece in maniera incredibile, siamo 3 anni che noi proponiamo questo, hanno voluto bocciare, e questo è un po' scandaloso. Perfetto, io la ringrazio onorevole Espa per essere stato nostro ospite a linea grazie diretta a con la Regione. Grazie, saluto, e a risentirci. Grazie a voi. Ed ora ci colleghiamo con Raimondo Cacciotto, consigliere comunale del Partito Democratico, presidente della Commissione Ambiente. Buona giornata Raimondo, e ben ritrovato a linea diretta con la Regione. Grazie Nicola, buongiorno a tutti. Ricordiamo che Raimondo Cacciotto è anche il consigliere comunale più votato del Partito Democratico alle ultime elezioni comunali di Alghero, e ti chiedo subito, insomma, questa prima esperienza in qualità di consigliere comunale ad Alghero, possiamo tracciare un bilancio di questi primi mesi? Ma sì, un primo bilancio si può già fare, intanto per quel che mi riguarda più da vicino, quindi anche la presenza nel gruppo consigliare del Partito Democratico, credo che stiamo facendo un bel lavoro innanzitutto, crescendo nella stima reciproca, nell'affidarci reciprocamente. Stiamo cercando di portare all'attenzione del Consiglio degli argomenti di interesse per la nostra città. Lo stiamo facendo con responsabilità, guidati anche dal nostro capogruppo e da un partito che ci segue.
che ci sostiene in questa iniziativa. Allargando lo sguardo più alla, alla maggioranza, mi sembra di vedere un sindaco particolarmente determinato nell'affrontare il percorso che abbiamo iniziato subito dopo la campagna elettorale, ma già nella campagna stessa. Una squadra di assessori molto motivata, compatta, con persone competenti, molto attive, che più hanno la possibilità di esprimersi e più riscuotono consenso, e questo sta avvenendo anche nelle commissioni dove una alla volta vengono convocati in audizione e riscuotono grande apprezzamento. Certo. È un gruppo di consiglieri di maggioranza molto volenterosi, anche vogliosi di dare un contributo fattivo per contribuire al progetto di cambiamento per Alghero. Certamente qualche errore di inesperienza l'abbiamo fatto, ma credo che questo sia normale per chi si è fatta per la prima volta un'esperienza di questo tipo, un'esperienza amministrativa, ma credo anche che questi primi consigli comunali siano stati anche un, come dire, una sorta di bignami di esperienza politica che ci ha permesso di sperimentare tutta una serie di casistiche in tempi molto ristretti, che vanno dalla gestione dei tempi dei lavori in aula a interpretazioni regolamentari che non possono che arricchire con l'esperienza, il bagaglio esperienziale di questa maggioranza, e quindi direi che sono tutti i presupposti per far bene, per fare quello che abbiamo detto di voler fare in campagna elettorale. Certo. E nei giorni scorsi si è intervenuto per quanto riguarda le entrate comunali con un intervento attraverso un comunicato stampa in merito alle recenti polemiche scaturite dal voto contrario espresso proprio in consiglio comunale a una mozione proposta dal gruppo del PDL, discussa in aula e ripresa più volte nei giorni scorsi, insomma, nel dibattito pubblico. Ecco, ci vuole esattamente spiegare di cosa si tratta? Sì, io pensavo che il dibattito in aula avesse in qualche maniera già chiarito qual era la posizione della maggioranza, che non ha bocciato tanto per voler bocciare un provvedimento portato in aula dell'opposizione, anche perché sottolineo che su tanti altri provvedimenti abbiamo trovato un'intesa, quindi non è stata una bocciatura di carattere ideologico. Abbiamo deciso come maggioranza tutti insieme dover respingere questo provvedimento perché non ritenevamo ci fossero i presupposti per poter votare favorevolmente, per due motivi fondamentalmente. Uno, perché la mozione è uno strumento che impegna in qualche maniera il sindaco o un assessore o la giunta a fare qualcosa, in particolare quello che la mozione dice, e quindi abbiamo ritenuto come maggioranza di non poter chiedere un impegno al nostro sindaco per fare qualcosa su cui stava già lavorando, no? Sarebbe stato in qualche maniera non troppo coerente da parte nostra, anche perché appunto lavorando già su questo aspetto, su un regolamento delle entrate che fosse più completo dal punto di vista giuridico e operativo rispetto a quello in allegato alla mozione, abbiamo ritenuto che votando favorevolmente quel provvedimento portato in aula avremmo oltretutto rallentato l'azione dell'amministrazione, che sicuramente è tesa, finalizzata a sostenere le imprese e non a penalizzarle come qualcuno ha voluto far intendere questo mentalmente nei giorni seguenti al dibattito in aula. E ho voluto sottolineare nel mio intervento anche il fatto che essendo un periodo di crisi, anche un provvedimento di questo tipo, comunque atteso, è importante, è necessario, risulta quasi essere solamente un palliativo per lenire una crisi acuta anche nel nostro territorio. Ho voluto sottolineare questo perché proprio in quei giorni in cui abbiamo bocciato quel provvedimento, il Consiglio Comunale ha anche votato, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegnava il sindaco invece a istituire un efficiente sistema di programmazione. E questo tra l'altro in coerenza con quelle che erano già le intenzioni dell'amministrazione, che aveva istituito un assessorato strategico e fondamentale che andasse a coniugare, a pensare delle azioni immediate di sostegno alle imprese locali con l'attrazione di investimenti e di finanziamenti da parte dell'Unione Europea. Quindi per questo motivo ho ritenuto di dover intervenire per precisare questa posizione della maggioranza.
Perfetto, io ringrazio Raimondo Cacciotto, ancora in bocca al lupo per questa nuova esperienza. Ricordiamo un'esperienza che voglio sottolineare questo, credo che Raimondo faccia anche piacere, insomma, è un'esperienza che nasce grazie a una scuola di formazione politica che come Associazione Unisola da qualche anno a questa parte avete istituito. Sì, certo Nicola, quella è sicuramente un'esperienza fondamentale che mi ha dato anche l'opportunità di inserirmi in un percorso amministrativo con delle basi di partenza di un certo tipo, ecco. Quindi anche l'ambientamento di questi mesi è stato più facile in virtù di quell'esperienza fatta, non solo in termini di contenuti ma proprio di contesto, di capire il contesto in cui mi sarei catapultato, ecco, quindi le difficoltà ma anche, anche l'impegno che stiamo mettendo in questi mesi è dovuto senz'altro anche al senso di responsabilità che grazie all'esperienza di 8 anni con l'associazione ho potuto sperimentare e respirare da vicino. Perfetto, io ti ringrazio Raimondo, ancora in bocca al lupo per questa esperienza e ci sentiamo al più presto sempre a linea diretta con la Regione. Grazie Nicola, buongiorno a tutti.